Allora, mi presento, sono Ivone Carpinelli, giornalista di Canale Energia, testata digitale che si occupa anche di mobilità sostenibile. Da anni seguiamo il lavoro dei mobility manager universitari, aziendali di area e oggi, insomma, insieme alla collega e direttore Agnese Cecchini modereremo questa giornata di ascolto e confronto. Allora, come sapete, ma come ci dirà meglio la dottoressa, l'architetto Martellato nel suo intervento, la giornata è dedicata ai mobility manager in rete e si inserisce nell'ambito della più ampia settimana europea della mobilità sostenibile promossa dalla Commissione europea. Ormai è la 17ª edizione, ogni edizione ha avuto un tema che ne ha dettato, insomma, eventi, momenti di confronto. Quest'anno il tema è la multimodalità, quindi l'utilizzo di più mezzi di spostamento tendenzialmente sostenibili, quindi compatibili con la qualità di vita della popolazione ma anche la qualità dell'ambiente, e l'utilizzo appunto di mezzi alternativi, dallo sharing alla bicicletta alle proprie gambe. Io lascerei la parola all'architetto Martellato per la sua presentazione. Dunque, riepiloghiamo: l'architetto è mobility manager di Ispra, ma anche portavoce dei mobility manager di Roma, e ci presenterà questo quaderno pubblicato e realizzato da Ispra, che è una delle iniziative curate da Ispra, sempre sull'ambito mobilità, poi tantissimi lavori per quanto riguarda la qualità dell'ambiente, il dissesto idrogeologico, eccetera, eccetera, che raccoglie le best practice a livello nazionale, ma soprattutto ci presenta i risultati di un questionario svolto sui mobility manager di Roma. Quindi la parola alla dottoressa Martellato. Direi, vi anticipo, direi un quarto d'ora intervento e poi al termine dei quattro interventi previsti le domande.